Rieccoci nuovamente qui in studio, sempre presenti. Prima di passare ad altro, volevo finire un attimo con la Champions League, con un'altra grandissima partita che si è giocata ieri sera, appunto quella che ci raccontava prima il nostro Elio Arienti, ovvero appunto Paris Saint-Germain-Real. Esatto, che è finita con lo stesso risultato di Juve Mönchengladbach, 0-0, e è un altro risultato che nessuno si aspettava. 4 su 4, comunque volevo dire la pronuncia giusta dei colori. Ah, sì, infatti. Vabbè, mi daranno un ovetto Kinder per ricompensa. Esatto. Comunque, sicuramente era una delle partite più attese, che è finita con il risultato di 0-0, senza gol. Ha deluso un po' forse No, io questo non l'ho vista, non l'ho risultato, vista, sinceramente però non l'ho il vista. risultato ha deluso. Ah, il risultato ha deluso. Sono due squadre che si confrontano probabilmente giocando allo stesso modo. Ripeto, non ho visto la partita. Un po' i poli che si annullano tra di loro, probabilmente. Non so se. Ha ragione perché io, ripeto, ho visto solo il secondo tempo, ma la partita non mi ha deluso per niente. Il risultato è giusto, ragazzi, perché hanno avuto occasioni il Paris Saint-Germain, occasioni il Real Madrid, non tantissime, ma un po' ne hanno avute. È stata un po' la sfida fra Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo e entrambi purtroppo non sono riusciti, non No, dico a brillare, però. no, infatti, nessuno dei due, Cristiano Ronaldo, lì sì, in effetti mi ha deluso. E Ibrahimovic è sempre il solito, purtroppo quando è in Champions League si vede che la musichetta a lui Lo fa no, evaporare. non gli dà quel qualcosa in più, anzi gli dà quel qualcosa in No, meno. io devo dire qualcosa su questa partita che ho visto, quei pochi filmati che poi Sì. hanno fatto vedere Hai visto gli come di highlights? solito. Troppi errori anche loro. Non è che io voglio dire che loro hanno fatto peggio della Juve, per l'amor di Beh, era Dio, una partita ma diversa. erano troppi errori. Ho visto sbagliare di quelle azioni da gol che forse non mi sarei aspettato. Quindi è un 0-0 giusto anche Beh, quello. ma di Sì, solito quando da partita molte ragazzi. aspettative, un po' come Inter-Juve di No, ma noi domenica, ci c'era. meravigliamo quando, non so, un nostro grande giocatore sbaglia un gol a porta vuota. Sì, Ieri hanno sbagliato però anche loro a Amos, porta vuota. però Amos, hai ragione, però anche tu stesso hai detto, ho visto parecchie azioni da gol non finalizzate, ma le Esatto. azioni da gol devi arrivare là, eh. Devi arrivare Certo. Sì, lì su quello. e se arrivi lì comunque tu l'hai fatto, poi lo finalizzi, non lo finalizzi, un po' di sfortuna, un errore, calci male, quello che vuoi, ma lì ci arrivi. Grandi Cioè, attacchi contro ragazzi, grandi io ho visto difese. ieri sera delle robe per dirte, cioè, sono arrivati 3 volte in area di rigore, da una parte, sia da una parte che Sì, ho visto, dall'altra, eh. certo. Cioè, in tutto, non si, si era anche in tutto c'era 3 volte in area di rigore, eh. Ecco, detto questo, Cioè, ragazzi. secondo voi PSG e Real sono sempre le favorite alla corsa verso San Siro 2016? Io dico Sergio. Barcellona. Anch'io, Io io dico dico Barcellona. Barcellona, voglio vedere il Bayern Monaco. No, Nonostante quella sconfitta. no, non credo E poi proprio. io non voglio, gli juventini non volete, ma No, per l'amor di io Dio. voglio aspettarmi anche la Juve. Io me lo Tutta auguro come l'Italia insieme alla Roma Juventino. spera che. Non lo so, perché comunque Ma devono Allegri. cambiare molte cose Però lui alla comunque. fine vedrà che ingranerà la marcia Io me lo Dici auguro, che figurati riuscirà se ad non me lo arrivare auguro. Io lo verso. vedo verso i quarti, la semifinale almeno. Io Guarda addirittura, non. azzardo No, questa ipotesi. può essere Non mi benissimo, per sbilancio carità. sulla finale, perché anche in L'ha detto anche lo Barcellona stesso c'è Agnelli. ancora i Molto da tedeschi, lavorare. c'è Sì, ancora il sì. Bayern, insomma, c'è ancora un C'è bel da lavorare, cammino. vedremo com'è. Vediamo negli ottavi Insomma, noi auguriamo tutto questo alle nostre italiane, tifiamo Esatto. sempre loro in Mi spiace per la Europa. Roma. Ecco, devo dire, ma sportivamente, non perché la Roma Roma ci ha adesso battuto. deve pensare No, comunque alla gara di domenica. Avremo modo di parlarne, dobbiamo cambiare No, posso dire argomento. soltanto una cosa, scusa. Sì. Le due italiane hanno affrontato le due tedesche. Vero. Quindi vuol dire che abbiamo pareggiato, ma la partita di ritorno bisogna portarla a casa, Vero. perché lì c'è il ranking lì Bravo, con i bravo, tedeschi. bravo, bravo, La bravo, le prime due le abbiamo bravo, pareggiate, le seconde due le dobbiamo portare bravo. Vero, a casa, eh? Questa è una vero, vero. cosa verissima. Cambiamo Per il bene di argomento, tutti. Nicola. Noi invece torniamo in Italia, torniamo a Milano, perché ieri si è giocato alle 6 a San Siro il trofeo Berlusconi. Diamo, diamo, Sì, diamo, diamo, ragazzi, arrivederci. mi lasciamo con Amos. Ciao, 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 ciao Ciao a tutti, ciao, a tutti, ciao. Solo, sono rimasto solo. Ragazzi, no, non ma Amos. cantare così, Amos. Anzi, partiamo subito da te.
tu ma non l'ha vista. Non l'hai vista. Allora niente. Al di là che non l'ho vista. Non le guarda certe al di là che non l'ho vista perché non avevo tempo. Materialmente non avevo tempo. Va bene, comunque non avrei visto un bello spettacolo, ha detto lui stesso. Un bello spettacolo. No, non avrei visto. Non avrei visto un bello spettacolo. No, voglio chiedere. Avresti visto una roba. Ricordiamo un attimo il risultato che è stato di 1-0 per l'Inter. Esatto. Intanto ha segnato Condobbia. Gol di Condobbia che il nostro qui presente Elio. E non sapete cosa ho scritto ieri sul pezzo. Ieri sera. Infatti vogliamo sapere la tua opinione, perché tu hai sempre criticato Condobbia. Hai detto meno male che il Milan non l'ha preso. No, e ieri sera ha segnato proprio al Milan. Sì, ho capito, ma ieri sera se la palla va in alto, sta cadendo, Antonelli va da una parte, Mexes va dall'altra, lascia lì la palla, poi uno come Condobbia ovviamente poi la mette dentro. In quel momento non l'avrebbe mai messa dentro in situazioni normali. Lì sei solo davanti al portiere, quindi in quel momento lì sarebbe sceso Berlusconi, no, poi tirato fuori il cartellino rosso. No, veramente al di là senza scherzi, io sinceramente sono uscito che ero fuori di me, ero fuori dalla grazia di Dio. Perché, ma anche per l'Inter, era un amichevole, Elio, comunque. Allora, fai un amichevole, dici che devi verificare determinate cose e poi mi mandi in campo la seconda squadra, tutte le riserve, perché? Beh, c'è anche il campionato. Cioè, ragazzi, ma l'avete visto al secondo tempo? C'era di quella gente che io non ho mai sentito nominare né al Milan né all'Inter. Io sono milanista, né al Milan né all'Inter. Io a un certo punto ho pensato che entrasse Silvino. Ti mi ha detto scaldati. Sì, anch'io. Mi ha detto scaldati. Perché... Non dirti una cosa, come io ho avuto l'occasione di conoscere Donnarumma. Donnarumma, come si comporta? Ieri sera ha fatto bene, ha fatto molto bene. Però c'era da verificare la coppia centrale, perché Romagnoli. Con Rodrigo Eli non va bene, Rodrigo Eli. Con Alex, per carità di Dio, Zapata l'abbiamo visto. L'unico che è rimasto è Mexes. E ieri abbiamo visto Mexes. Allora, io dico, dalla prossima partita Romagnoli va bene. E lì ci mettiamo un ragazzino alla primavera, tanto non cambia niente. Ma Mexes comunque dovrebbe Calabria. Essere un po' la chioccia della difesa. Ma quale chioccia? Non fa più manco le uova. Ma di che cosa stiamo parlando? Sto cercando di dire. Ma non fa più neanche le uova. Mamma mia, Sergio, comunque, per favore. Vince 1-0, ovviamente non è stata una partita. No, la cosa che mi ha. Scusami se ti ho interrotto, ma la cosa che mi ha profondamente deluso è dove è finito il trofeo Berlusconi. Questa cosa un po' mi è dispiaciuta. Ragazzi, è una domanda che ci hanno fatto meno di 15.000 ieri, meno di 15.000. Con i bambini che entravano gratis. Sì. C'erano le scolaresche, tutte le scuole di Milano erano a San Siro ieri sera. Sì. Eppure sì, non siamo andati oltre i 15.000. Ma ragazzi, non lo so. L'ho detto la settimana scorsa a Stadio Milan, cos'è qui la trasmissione che facciamo, un'altra trasmissione, quello che è, ho detto ragazzi, non riescono manco a pagare le luci dell'impianto elettrico di San Siro, o neanche la coppa, quella meravigliosa coppa che mette a disposizione Berlusconi, manco quella sono riusciti a pagare. Cioè, ma com'è possibile? Sì, ha perso molto prestigio quest'uomo. Dopodiché Gagliani però mi dice no ragazzi, avete ragione, dal prossimo anno si torna ad agosto. Meno male, era un grande l'abbiamo fatta, l'abbiamo fatta a novembre, l'abbiamo fatta a ottobre, l'abbiamo fatta a dicembre. Cioè ragazzi, non ce n'è una che va bene, togliamo ad agosto, almeno ecco, quello. Un'altra domanda che ci è stata fatta a questo proposito è quanto può servire agli allenatori verificare la situazione delle squadre a questo punto del campionato con il trofeo Berlusconi. Niente, se metti dentro le seconde linee non puoi verificare niente. L'unica cosa è se ci fosse stata, mentre l'atmosfera del trofeo Berlusconi fatto a derby ad agosto, comunque era un derby, dovevi vincere, c'erano gli sfottò in spiaggia piuttosto che in montagna, aveva un senso per i tifosi. Adesso, se dovesse avere un senso per gli allenatori, lo avrebbe, perché forse l'unica cosa che è stato provato è stato il portiere Donnarumma, sì. Ecco l'unico senso Donnarumma di che aveva già giocato, aveva già dato sì, ma intendo dire l'unica cosa provata poi al di là di tutto farlo in un giorno dove c'è la Champions, ma è sbagliatissimo. Un giorno dove c'è la Champions,
in un giorno feriale. Beh, a parte alle 18 di sera la gente Elio, comunque, a parte il pubblico, noi dobbiamo valutare alla fine quello che abbiamo visto in campo. Niente. Quindi anche anche per i giocatori, comunque hanno voluto provare entrambe le squadre, sia Mihajlovic che Mancini, comunque può essere stata un'opportunità per questi giocatori. Scusate, all'inizio del secondo tempo, come sono rientrati in campo, l'Inter e il Milan non ne ha cambiati due, l'Inter ne ha cambiati cinque subito. Dopo, intorno al quarto d'ora, ventesimo del secondo tempo, è entrata tutta la panchina dell'Inter, tutta, sono entrati in 7 o 8, non mi ricordo più quanti, cioè tutta la panchina, e il Milan li ha cambiati un po' per volta, praticamente hanno ruotato completamente tutta la panchina. È la partita che si fa in settimana, scapoli a muglia. Allora, nel finale passiamo a parlare invece dell'Europa League, Nicole. Sì, esatto, perché sta per scendere in campo il Napoli contro il Midtjylland, scusa, danese. Ripeti per Midtjylland. Sì. Ripeti Elio di Verona. Midtjylland. Vedete ma che... io lo sapevo, tu non lo so. Vabbè. Sì, io lo so. Che cos'è il Midtjylland? Che cos'è il Midtjylland? Dillo, è un parco giochi. Sembrerebbe il nome di un parco giochi e vedrò. Secondo voi sarà il parco giochi? Comunque è un rione. È questa la vera domanda. Giocano nel parco giochi. Ma è questa è la vera domanda. È il Napoli che è Sarriland, un vero parco di divertimenti, perché secondo me sta giocando un grande calcio. Sì, sì, un grande calcio. Mi piace questa. Sì, sì, secondo è me. È un Napoli che con la. In caso di vittoria questa sera, ovviamente metterebbe l'ipoteca sul passaggio del turno, però sicuramente è una squadra che in tanti dicono che può andare avanti in questa competizione come in campionato, ovviamente. Sì, ma ragazzi, vogliamo parlare un attimino dei tifosi del Napoli, che all'inizio, a settembre, inizio del campionato, Sarri era il diavolo in persona, bisognava cacciarlo subito, perché oggi non sanno fare a meno di Sarri. Questi sono i tifosi italiani, ragazzi. Sarri pigliano, come dicevano. Cioè, finché funziona tutto bene, finché funziona tutto bene. Comunque questa sera spazio. Quando perdi una partita è da cacciare immediatamente. Comunque questa sera Sarri ha deciso di dare spazio ad un altro grande giocatore, che è Manolo Gabbiadini. Un giocatore che un po' tutta l'Italia sta aspettando. Io ho capito, ma quando c'è Higuain e Insigne, il povero Gabbiadini. Cioè non può giocare però può giocare a destra al posto di Calleo. Adesso c'è un detto tra gli scugnizi napoletani che dicono: Guagliò, senti Sarri, ascolta a me, se tu vinci diventi un re. Hai capito? Sì. E Sarri già pian piano lo sta diventando, possiamo dirlo. A Napoli poi ne parleremo più avanti. Adesso per Natale arriverà anche la statuetta di Sarri sul presepe. Ma è il bello dei napoletani, che sono... Sono decore. Ma sono delle persone, le abbiamo avute anche ospite nei nostri studi. Loro vedono il loro Napoli come una... qualcosa che gli ha donato Dio, ecco. Perché questo, ragazzi, adesso ridendo e scherzando, ma se mica neanche tanto. Io proprio in due secondi, in chiusura, ragazzi, secondo te il Napoli può fare... Questa squadra qui è una squadra che può vincere il campionato. Tranquillamente. In Europa League può arrivare fino in fondo? È vero che bisogna aspettare le terze della Champions? Ripeto, aspettiamo a vedere... prima cosa. Poi aspettiamo di vedere dove il Napoli a marzo sarà. Va bene, chiudiamo allora con questo. Nicole, nel finale ricordiamo per l'ultima volta i nostri contatti. Ti fate Napoli con noi al numero 392-9585-364 all'hashtag Altro Studio Sport. Noi salutiamo i nostri ospiti, Sergio Sironi, Elio Orienti e Amos. Salve ragazzi, ci rivedremo qui. Io ringrazio anche Emanuele. Grazie a te Nicole per essere stata con noi, grazie a tutti voi che ci seguite ovviamente, e buona Europa League. A domani. Le Vigne De Caro,
dalle colline di San Vincenzo La Costa e di San Benedetto Ullano. Le migliori uve, il miglior vino. Dal giusto connubio nascono gli inconfondibili vini De Caro. Azienda Agricola De Caro, San Vincenzo La Costa, 0984 40 42 08. I vini delle cantine De Caro li puoi trovare negli ipermercati e supermercati Il Gigante.